C'è stato un uomo che ha creato un impero che copriva circa il 16% di tutte le terre emerse al mondo. Un impero grande più del doppio dell'intera Europa e il più esteso dell'intera storia umana. Spesso è conosciuto solo come un vago nome, ma in questo video vedremo la sua storia e le sue imprese. Preparatevi per l'inarrestabile ascesa di un semplice guerriero delle steppe, nato con il nome di Temujin, ma conosciuto con un appellativo che faceva tremare i suoi nemici: il sovrano universale, l'invincibile Gengis Khan. Ancora oggi una parte sostanziosa della popolazione dei mongoli vive una vita nomade nelle tende chiamate ger, seguendo il suo stile di vita tradizionale. Molti sanno cavalcare già a 4 anni e il loro rapporto con i cavalli è quasi naturale, dettato dalla vastità delle steppe della Mongolia. Se torniamo indietro al Medioevo, per un tipo di guerra basata sulla cavalleria, i mongoli erano praticamente guerrieri nati. In una delle tante tribù di mongoli nacque un bambino chiamato Temujin. Il suo nome è collegato alla radice Temur, che significa ferro e quindi era già legato alle armi. Una leggenda dice che nacque tenendo in mano un grumo di sangue. Nel folklore asiatico questo era un segno che il bambino sarebbe stato un guerriero. Nacque probabilmente nel 1162, anche se alcuni storici propongono date diverse, forse lui stesso non conosceva l'anno esatto della propria nascita, come poteva capitare a molte persone fino a tempi piuttosto recenti. Pure il luogo di nascita è incerto, infatti sarebbe nato lungo il corso del fiume Onon, che però è lungo più di 1000 chilometri, quindi l'informazione non ci dà un punto preciso. Non esistono nemmeno ritratti o raffigurazioni attendibili di Temujin, in quanto sono tutte opere postume da ritenersi interpretazioni artistiche fantasiose. Questo uomo, di cui non si sa quasi niente, arriverà però a essere conosciuto in ogni angolo del mondo. Era figlio di un capotribù mongolo di nome Yesugei. Sua madre, chiamata Oelun, era stata rapita dallo stesso Yesugei che ne aveva fatto la sua sposa. Yesugei però venne ucciso a tradimento mentre era ospite di alcuni tartari quando Temujin era un bambino. Così Temujin crebbe con la sola madre, abituato a una vita semplice di raccolta, caccia e pesca. La madre è ricordata con un carattere molto forte, visto che fu in grado di crescere da sola i suoi figli nelle steppe con pochi amici e lontani da altri clan. Pure il giovane Temujin aveva già un carattere molto determinato, ma anche vendicativo. Una volta un suo fratellastro gli aveva rubato del pesce che Temujin aveva pescato. Allora Temujin pensò bene di prendere l'arco e ucciderlo quando aveva solo 13 o 14 anni. La madre ovviamente si arrabbiò molto e disse a Temujin che quello era il modo di comportarsi degli animali selvatici. Da adulto Temujin considererà l'uccisione del fratello come un grande crimine che andava contro i legami familiari. Questo errore e la sua giovinezza turbolenta ispireranno poi la sua attenzione ai legami e alle regole. Da ragazzo venne più volte catturato da nemici del padre e da altre tribù, ma riusciva a cavarsela sempre con un misto di coraggio e astuzia in situazioni da cui altri non sarebbero usciti. Fin da giovane si fece la nomea di abilissimo cavaliere e guerriero. Temujin sviluppò anche una stretta amicizia con Jamuka, un ragazzo di origine aristocratica. I due si giurarono amicizia a vita. La lealtà era il collante principale di questa società nomade che viveva nelle steppe. Romperla era il peggiore dei crimini. A 16 anni sposò una ragazza del suo stesso clan, chiamata Berthe, di un anno più grande di lui. Era stato promesso in sposa alla ragazza fin da quando aveva 9 anni. I mongoli spesso sposavano donne più grandi perché si voleva che fossero più sagge e istruite dei loro mariti, in modo da fungere anche da consigliere. I mongoli potevano avere più mogli, ma Berthe rimarrà per tutta la vita di Temujin la più importante. Si dice di lui che avesse paura solo di 3 cose: della madre, della moglie e dei cani. La paura dei cani è l'unico tratto che allontanava Temujin dall'essere il perfetto mongolo. Infatti, i mongoli avevano un profondo legame con i cani, soprattutto della razza Bankar. Nella società nomade, i cani erano fondamentali perché proteggevano le greggi.
La moglie Bert comunque venne rapita da una tribù rivale poco dopo il matrimonio. Allora Temujin riuscì a organizzare un gruppo di guerrieri per andarla a recuperare. Lo aiutarono sia il suo amico Jamuka che un uomo più anziano chiamato Togrul Khan. Togrul era un potente capotribù che era stato alleato di suo padre Yesugei. Una curiosità interessante su Togrul è che potrebbe aver contribuito a ispirare la figura del prete Gianni delle leggende medievali occidentali. Con i suoi alleati, Temujin recuperò sua moglie in una sortita eroica e sconfisse la tribù nemica. La moglie però aveva subito violenza e questo getterà un'ombra sul primogenito di Temujin. Infatti di lì a poco gli nacque un figlio chiamato Jochi. Per tutta la sua vita su Jochi girò la voce che fosse un figlio bastardo, ma Temujin lo considerò sempre come suo. Intorno al 1187 però Temujin sperimentò anche il peggiore dei tradimenti, quello del suo amico di sangue Jamuka. Infatti sia Jamuka sia Temujin vennero acclamati come capi da due fazioni diverse dei mongoli. Ma nessuno dei due accettò di riconoscere l'altro e si arrivò allo scontro. Nella battaglia Temujin, a differenza di quello che potremmo pensare, uscì sconfitto. Visto l'esito, si poteva credere che non avrebbe mai più conteso il potere di Jamuka, e invece non sarà così. Se state apprezzando il video, non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdervi le nuove uscite e magari consigliatelo a amici interessati. Tra il 1187 e il 1195 c'è un lungo periodo in cui non sappiamo bene cosa fece Temujin. Oggi si hanno molti motivi per credere che sia stato al servizio della dinastia cinese Jin. Per conto loro avrebbe sconfitto i Tartari, rivendicando così anche l'uccisione del padre di molti anni prima. Bisogna dire che nelle fonti occidentali antiche spesso Tartari e Mongoli venivano usati come sinonimi, ma erano due popoli diversi. Per esempio, i Tartari, a differenza dei Mongoli, parlavano una lingua turca. Probabilmente Temujin acquistò prestigio e potere mentre era al servizio dei Jin, infatti rimase importante tra le tribù mongole. Non sappiamo troppo sulle strategie militari di Temujin, ma sappiamo che era una persona molto carismatica che gli altri volevano seguire. In particolare fu capacissimo a scegliere i suoi più fidati comandanti. Sebbene la sua fiducia fosse difficile da guadagnare, se sentiva che la lealtà era assicurata, concedeva in cambio la sua totale stima. Abituato alla dura vita della steppa, non desiderava bottini per sé, anzi era riconosciuto per la sua grande generosità verso i suoi seguaci. La principale fonte di ricchezza della steppa era il bottino dopo la battaglia, di cui un leader normalmente rivendicava una grande quota. Temujin rinunciò a questa consuetudine, scegliendo invece di dividere equamente il bottino tra sé e tutti i suoi uomini. Per scegliere i suoi uomini, Temujin si basava su un sistema puramente meritocratico che è rimasto famoso fino a oggi. Non faceva differenza tra un guerriero rispettato e di alto rango e una persona umile. Gli unici criteri presi in considerazione da Temujin per stabilire il grado di un ufficiale erano la sua capacità e la sua fedeltà, mentre i tradizionali parametri di nascita e di stirpe erano praticamente ignorati. Per esempio, Gelme e Subedei, figli di un guardiano di bestiame, divennero due dei suoi comandanti più stimati. Un altro dei suoi comandanti, chiamato Jebe, era stato un suo nemico. Grazie alle sue abilità di arciere aveva ucciso con una freccia il cavallo di Temujin. Ma quando Temujin vinse, Jebe ammise con coraggio di essere stato lui a scoccare la freccia che aveva ucciso il cavallo. Invece che punirlo, Temujin lo accolse nel suo esercito e da lì in avanti Jebe sarà tra i suoi uomini più fidati. Insieme a un altro comandante chiamato Mukali, Gelme, Subedei e Jebe erano considerati quattro comandanti più fidati di Temujin. Nel tempo verranno attribuiti loro grandissimi poteri e onori, anche se erano persone di umili origini. La storia segreta dei mongoli li dipinge così. Loro sono i mastini di Temujin, hanno la fronte di ottone, le loro mascelle sono forbici, le loro lingue punte aguzze, le loro teste sono di ferro, le loro code che frustano i nemici sono come spade.
nel giorno della battaglia si cibano della carne dei nemici. Ecco, ora sono stati sguinzagliati e sbavano con gioia. La storia segreta dei mongoli è la principale fonte sulla vita di Temujin. In passato la sua attendibilità è stata contestata, ma gli storici recenti hanno dato all'opera molto più credito. È vero che a volte la storia segreta abbellisce i fatti, però ci sono anche delle critiche nei confronti di Temujin. Per esempio, la sua paura dei cani e l'aver ucciso un fratello mentre era ragazzino sono cose che vengono raccontate qui. Come anche la possibilità che il suo primogenito Joshi fosse un bastardo. E tutte queste cose erano molto disonorevoli nella cultura mongola. Il sistema meritocratico di Temujin fu tra i vari motivi che gli inimicarono definitivamente i suoi vecchi alleati. Infatti, non rispettare i ranghi tribali minacciava la tradizionale aristocrazia mongola. E anche Togrul, che era molto più vecchio di Temujin, non vedeva di buon occhio queste decisioni. Così alla fine nel 1203 Jamukha e Togrul unirono le forze contro Temujin, che era diventato di nuovo uno dei leader più rispettati tra i mongoli. Stavolta però Temujin vinse e eliminò definitivamente i suoi rivali. Togrul morì in battaglia mentre Jamukha venne giustiziato da Temujin. In questo caso la storia segreta dice che Temujin gli avrebbe offerto il suo perdono, ma Jamukha avrebbe rifiutato perché non poteva tollerare il disonore. A prescindere da come siano andate veramente le cose, comunque Jamukha incarnava ormai, rispetto a Temujin, la mancanza dei veri valori della steppa. Aveva tradito il patto di sangue e quindi era un uomo sleale. Temujin si presentava invece come rispettoso dei valori mongoli e era ormai l'unico a comandare nella steppa. Si stima che fosse a capo di un popolo di 1 milione di persone, un numero importante se pensiamo che ancora oggi la Mongolia ha poco più di 3 milioni di abitanti. Così probabilmente nel 1206, quando aveva circa 40 anni, venne eletto da una grande assemblea di capi tribù mongoli come Gran Khan. Al titolo di Khan venne aggiunto quello di Chinggis. Non sappiamo bene cosa significasse, potrebbe significare semplicemente forte o feroce, ma anche essere collegato etimologicamente alla parola oceano. Visto che si credeva che l'oceano circondasse tutta la terra, il titolo vorrebbe dire sovrano universale. Da quel momento in avanti Temujin fu conosciuto soprattutto con questo suo titolo, che in italiano viene reso come Gengis Khan. Gengis Khan oggi viene ricordato per la sua grande ferocia, ma non fu solo un brutale conquistatore. Fu abilissimo a organizzare le sue genti, trasformandole da tribù in costante conflitto tra loro a un vasto impero unitario. Tra il 1206 e il 1210 circa consolidò il suo potere con nuove alleanze e riforme. Visto che i sistemi tribali tradizionali si erano evoluti principalmente a beneficio di piccoli clan e famiglie, non erano adatti come basi per stati più grandi. Erano stati anzi la causa della caduta delle precedenti confederazioni della steppa. Gengis Khan avviò così una serie di riforme progettate per sopprimere il potere delle affiliazioni tribali e sostituirle con la lealtà incondizionata alla famiglia regnante, cioè la sua. Per rompere qualsiasi concetto di lealtà tribale, la società mongola fu riorganizzata in un sistema militare decimale. Ogni uomo di età compresa tra i 15 e i 70 anni veniva arruolato in un'unità di 10 soldati, ulteriormente inclusa in unità di 100, 1000 e 10.000. Le unità comprendevano anche la famiglia di ogni uomo, il che significa che ogni raggruppamento militare era supportato da un raggruppamento di famiglie. Se un uomo sbagliava, tutti e 10 gli uomini dell'unità venivano puniti. Questo non era banalmente un metodo brutale di punizione, come potremmo pensare, ma aumentava l'unione e faceva sì che i mongoli volessero evitare errori anche per un tornaconto personale nella vita quotidiana. Infatti gli altri 9 uomini si sarebbero arrabbiati di dover ricevere la punizione e sicuramente avrebbero collaborato al meglio tra di loro in modo che nessuno sbagliasse. Gengis Khan creò anche una sua guardia personale d'élite di 10.000 uomini, nella quale erano reclutati i figli e i fratelli dei comandanti.
Questa non era solo la sua guardia, ma anche il suo personale domestico, un'accademia militare e il centro dell'amministrazione governativa. In questo modo, in caso di possibile insurrezione da parte dei comandanti dell'esercito, Genghis Khan aveva automaticamente i loro figli e i loro fratelli in ostaggio. Genghis Khan non era solo un rozzo barbaro e fece anche una rivoluzione della cultura e delle leggi che era fino a quel momento impensabile per un popolo nomade. Adottò la scrittura degli Uiguri, un popolo che si sottomise a lui di sua volontà. Questa veniva insegnata ai principi fin da bambini e ai funzionari. La scrittura stessa contribuì a rafforzare la diffusione delle sue leggi, che non modificavano troppo quelle dei nomadi della steppa, ma volevano correggere delle storture della società in cui Genghis Khan era cresciuto. Per esempio, nel suo impero non si potevano rapire donne, cosa che Genghis Khan sapeva era grande motivo di conflitti tra gli uomini, visto che sia sua madre sia sua moglie erano state rapite. Propose una sorta di immunità diplomatica, infatti non si potevano uccidere ospiti e ambasciatori. L'ospitalità era già un principio sacro nella vita della steppa, ma pure questa spesso veniva tradita. Infatti proprio suo padre era stato ucciso a tradimento da dei tartari che lo avevano ospitato. Molte guerre che Genghis Khan effettuò contro altri popoli furono causate proprio dal fatto che uccisero i suoi ambasciatori. Questo era uno dei più gravi errori che faceva chi non conosceva Genghis Khan, infatti era la cosa che lo faceva arrabbiare di più. Per finanziare le sue campagne introdusse anche una moneta e vietò il baratto. La moneta veniva emessa da lui stesso in cambio di metalli preziosi come l'oro che poteva finanziare le sue spedizioni. Creò anche un sistema postale che pian piano con l'espansione dei mongoli copriva tutta l'importantissima via commerciale della seta. Probabilmente contribuì a diffondere la leggenda che la sua famiglia discendesse dal dio del cielo Tengri. Nel tempo la sua regalità venne interpretata come divina e il suo destino voluto dal cielo era quello di conquistare il mondo. Chi si opponeva a Genghis Khan quindi era anche un nemico degli dei. Nonostante ciò, Genghis Khan sapeva anche che molte discordie avvenivano per motivi religiosi. Infatti non impose nessuna religione, anzi stabilì l'assoluta libertà religiosa per legge. Esentò anche i sacerdoti dalle tasse e dal servizio militare. Si dice che lui stesso consultasse gli appartenenti a varie religioni per capire meglio le loro credenze in pubblici dibattiti. Nonostante fosse giorno dopo giorno sempre più potente, Genghis Khan viene ricordato come un uomo sempre disposto a imparare, con un'apertura mentale non sempre tipica dei sovrani. Incoraggiava i suoi compagni a rivolgersi a lui in modo informale, a dargli consigli e a criticare i suoi errori. L'apertura di Genghis Khan alla critica e la volontà di apprendere lo videro cercare la conoscenza di membri della famiglia, compagni, stati vicini e nemici. Acquisì la conoscenza di armi sofisticate dalla Cina e dal mondo musulmano, impiegò numerosi specialisti in campi legali, commerciali e amministrativi quando gli servivano competenze che non aveva. Nonostante le riforme di Genghis Khan, però, i mongoli rimanevano comunque un popolo nomade la cui economia si basava sui raid e sui bottini di guerra. E visto che ormai non potevano fare più bottino gli uni contro gli altri, decisero di fare bottino attaccando gli stati vicini. Così cominciò la grande espansione dell'impero mongolo sotto la guida di Genghis Khan. Prima di addentrarci nelle campagne militari di Genghis Khan, bisogna parlare del suo esercito. L'esercito dei mongoli viene considerato quasi unanimemente il più temibile del Medioevo. Sintetizzando e semplificando un po', questo può essere attribuito a 5 motivi principali: le caratteristiche di base del modo di fare guerra e della mentalità dei mongoli, la nuova organizzazione data da Genghis Khan, tattiche innovative e inattese, il numero dei guerrieri a disposizione e la capacità di imparare. Per quanto riguarda quello in cui i mongoli erano già abilissimi, abbiamo detto fin dall'inizio che crescevano praticamente fin da bambini sul dorso di un cavallo. Alcuni dicono che fossero addirittura abituati a dormire sopra i loro cavalli.
Ogni guerriero non aveva un solo cavallo, ma ne aveva fino a 3 o 4, in alcuni casi addirittura 10. Era capace di guidarli tutti contemporaneamente, sia negli spostamenti sia in battaglia. Questo vuol dire che quando un cavallo si stancava, il guerriero montava su un altro e continuava a combattere o a viaggiare. Così facendo, i mongoli potevano avere cavalli freschi molto più a lungo di qualunque nemico. Questo portava al fatto che spesso i mongoli comparivano davanti al nemico del tutto inaspettatamente, prima ancora che vedette o informatori avessero dato la notizia del loro arrivo. Era stupefacente per i nemici, che venivano sempre colti impreparati. Visto che non si capacitavano di come fosse possibile, i nemici venivano anche presi fin da subito dalla paura. I mongoli avevano una cavalleria pesante armata di lance, ma la loro forza era soprattutto la cavalleria leggera. La cavalleria leggera componeva la maggior parte dell'esercito e era in grado di spostarsi con grandissima rapidità. Era armata di arco composito e sapeva tirare una lunga serie di frecce mentre era a cavallo, un'abilità sconosciuta a tantissimi altri popoli. Possiamo inserire anche tra le tradizioni dei mongoli le capacità di guerra psicologica, anche se sicuramente lo stesso Genghis Khan le portò all'estremo. Contro i nemici, i mongoli usavano una politica che si può riassumere nel motto «Unisciti a me o muori». Chi si sottometteva subito veniva risparmiato, chi non si sottometteva subiva il saccheggio e lo sterminio. Peggio ancora, chi fingeva di sottomettersi ma poi si rivoltava. In prima linea i mongoli mettevano spesso i prigionieri, così che i nemici, prima di arrivare a loro, dovevano uccidere i loro stessi compatrioti fatti prigionieri. La brutalità con cui i mongoli uccisero migliaia e migliaia di persone non deve essere considerata però solo come un tratto della loro barbarie. Ovviamente lo era, però veniva applicata volutamente in modo esagerato come deterrente. Infatti, conoscendo la brutalità dei mongoli, molti si arrendevano senza combattere e i mongoli risparmiavano notevoli risorse. Per quanto riguarda il secondo fattore, ovvero la nuova organizzazione di Genghis Khan, abbiamo già visto che lui aveva riformato la società in unità decimali, e queste coincidevano esattamente con i ranghi dell'esercito. L'aver organizzato minuziosamente l'esercito sulla base della lealtà e del merito faceva sì che i guerrieri di Genghis Khan fossero estremamente ordinati e disciplinati. Si dice che potessero compiere manovre complesse nell'assoluto silenzio, guidati solo da bandiere colorate che indicavano gli spostamenti delle unità. Normalmente gli eserciti medievali erano molto più disordinati. Ordini poco chiari e manovre avventate erano quasi la norma. Quindi possiamo immaginare lo stupore nel trovarsi davanti un nemico già di suo velocissimo, capace di tirare frecce a cavallo e in più molto più coordinato del normale. Per le tattiche nuove e inattese, i mongoli ne usavano numerose. Una molto famosa è la finta ritirata, ovvero i mongoli facevano finta di essere sconfitti e di ritirarsi per poi attaccare il nemico quando questo aveva rotto le sue file. Oppure una volta che il nemico aveva raggiunto un territorio sfavorevole dove poteva cadere vittima di un'imboscata. A parole sembra un'idea molto semplice e replicabile da qualunque esercito. Nei fatti richiedeva pure questa una grandissima organizzazione e lealtà dell'esercito. Infatti facilmente una finta ritirata poteva trasformarsi in una vera disfatta se si sbagliavano anche piccoli dettagli di posizione e ci si faceva raggiungere dai nemici all'inseguimento. Un'altra tattica curiosa era quella di mettere a volte prigionieri o pupazzi sopra i cavalli per far sembrare il loro esercito più grande. Infatti, come abbiamo detto, ogni guerriero aveva più cavalli e poteva farli montare da qualcun altro solo per impressionare i nemici. Anche senza questo trucco, il quarto fattore di successo dei mongoli era il più banale, ovvero il numero. Genghis Khan aveva probabilmente tra i 150.000 e i 240.000 uomini armati. Pochi popoli avevano un esercito altrettanto numeroso, nessuno nel mondo occidentale. Il quinto fattore, ovvero la capacità di imparare, era una caratteristica dello stesso Genghis Khan che trasmise al suo esercito. E si vede bene proprio dalla prima vera campagna contro un popolo nemico. Nel 1209 i mongoli affrontarono un regno già stabile e potente, quello degli Shia occidentali.
Finché combatterono in campo aperto, i mongoli vinsero, ma quando dovettero assediare la capitale degli Scia occidentali, i mongoli si trovarono in una fase di stallo. Infatti nelle steppe non ci sono mura e città fortificate, i mongoli non erano abituati alla strategia dell'assedio. La fortuna volle che gli Scia fossero troppo intimoriti dalle devastazioni dei mongoli fuori dalle mura e alla fine proposero di sottomettersi spontaneamente a Gengis Khan. Ma Gengis Khan capì che doveva migliorare notevolmente nell'arte dell'assedio. Negli anni successivi radunerà ingegneri, soprattutto cinesi, che a volte erano direttamente prigionieri, a volte disertori, e farà costruire macchine d'assedio pianificando nuove strategie. Questo dimostra come dei soldati nomadi non si siano fermati al primo problema, per quanto fosse grande. Con un costante ammodernamento militare, sfruttando al meglio le risorse dei territori conquistati, hanno replicato rapidamente le tattiche belliche dei nemici. Non solo le mura della capitale degli Scia, ma un muro ancora più potente in teoria avrebbe dovuto fermarli. Ovvero la Grande Muraglia cinese, che era stata costruita proprio per tenere fuori dalla Cina i nomadi della steppa. Ma Gengis Khan era pronto a risolvere anche questo problema. Gli Scia occidentali avevano chiesto l'aiuto dei Jin, una dinastia che governava il nord della Cina già durante l'attacco mongolo del 1209. Ma i Jin avevano sottostimato il pericolo di Gengis Khan, che era stato pure un loro servitore, e non avevano mandato aiuti. Nella primavera del 1211, invece, Gengis Khan decise di compiere la sua impresa più importante, ovvero l'invasione della Cina. Grazie a degli esploratori, Gengis Khan aveva individuato il punto debole della muraglia nella fortezza di Wuxia, dalla quale si accedeva a un passo 50 km a nord dell'attuale Pechino. Pechino, anche se chiamata con un nome diverso, era anche allora la capitale dei Jin. I cinesi erano tra i pochi a poter vantare un esercito molto più grande di quello di Gengis Khan, un esercito che alcuni stimano addirittura in 1 milione di uomini. Ma c'era un distinguo importante da fare. I mongoli erano una società guerriera, per di più da diversi anni riorganizzata e riaddestrata da Gengis Khan. L'esercito dei cinesi era composto di moltissimi contadini inesperti e dal morale molto basso. In più, questi erano stati distribuiti lungo tutta la Grande Muraglia, con il risultato che, nonostante fossero tantissimi, ogni tratto era difeso da pochi uomini. Come potete intuire dalle tante cose che abbiamo detto finora sull'esercito dei mongoli, questi sconfissero i difensori e entrarono effettivamente in Cina dal passo a nord di Pechino. Pechino verrà assediata per 4 anni e alla fine capitolerà di fronte ai mongoli arrendendosi. Successivamente l'imperatore cinese sposterà a sud la sua capitale. Ma Gengis Khan interpreterà questa decisione come un tradimento e a quel punto riprenderà la sua invasione, conquistando tutto il territorio dei Jin. Grazie a altre conquiste anche a est, ormai l'impero di Gengis Khan era molto vasto e confinava anche con l'impero Corasmio. Questo era un impero musulmano che comprendeva diverse regioni dell'Asia centrale, ovvero Corasmia, Transoxiana e Persia. Gengis Khan voleva stabilire pacifici rapporti con i suoi vicini, visto che ormai condividevano il controllo sulle più importanti vie commerciali d'Oriente. Ma un governatore della città di Otrar fece arrestare dei mercanti mongoli, e poi fece uccidere anche gli ambasciatori inviati da Gengis Khan a risolvere la questione. Come abbiamo detto, quando qualcuno uccideva gli ambasciatori, Gengis Khan non ci vedeva più. Infatti nel 1219 i mongoli puntarono anche verso l'impero Corasmio. Dopo le esperienze con gli assedi portati alle città cinesi, i mongoli si industriarono con arieti, scale estraibili, torri mobili, bombe incendiarie e balestre. La campagna che seguì fu forse una delle più sanguinose, con molte città che vennero messe a ferro e fuoco e le loro popolazioni sterminate. Il governatore di Otrar venne giustiziato con oro e argento fuso versato negli occhi e nelle orecchie. Anche se il racconto potrebbe essere falso, rende bene l'idea della ferocia dei mongoli in questa campagna.
Nel 1221 anche l'impero Corasmio venne annesso ai domini mongoli. Vari leader musulmani dell'impero Corasmio però fuggirono e i generali di Gengis Khan si misero al loro inseguimento. Questo li portò a fare guerre fino al fiume Indo a sud e fino in Europa a nord. Non bisogna dimenticare infatti che molto del merito delle vittorie di Gengis Khan va anche ai quattro mastini che aveva scelto, Mukali, Gelme, Subedei e Jebe. Questi portarono avanti campagne militari indipendentemente, addirittura per anni, o fecero le veci di Gengis Khan con assoluta lealtà. Mukali, per esempio, contribuì in maniera decisiva alla campagna di Cina e rimase a Pechino per conto di Gengis Khan. Jebe aveva annesso lo stato dell'Asia centrale di Karakitai nel 1218, portando i confini mongoli proprio ai limiti dell'impero Corasmio. Subedei condusse vittoriosamente in prima persona non meno di 20 campagne militari, addirittura dopo la morte dello stesso Gengis Khan. Grazie alle sue doti di stratega contribuì alla conquista mongola di un'estensione maggiore di territori di qualsiasi altro condottiero della storia, prima o dopo di lui. Mise in notevole difficoltà anche l'Europa medievale attaccando l'Ungheria e la Rus di Kiev, e fu a un passo dalla conquista anche del centro Europa. La sua strategia militare gli permetteva di coordinare movimenti d'attacco su aree di oltre 500 km di distanza. È stato paragonato a Napoleone Bonaparte come più grande stratega logistico della storia, ovvero era capace di manovrare in modo coordinato grandi truppe molto lontane tra loro. Riusciva a ottenere che due distaccamenti del suo esercito si incontrassero nel punto e nel momento più opportuno per raggiungere una schiacciante superiorità sul campo di battaglia. Non esistono fonti storiche che riportino una sconfitta di Subedei durante la sua lunga carriera militare in numerosissime battaglie. Gengis Khan aveva avuto dalla moglie Berthe altri tre figli maschi oltre al primogenito Joci, la cui paternità era dubbia. Questi si chiamavano Chagatai, Ogete e Tolui. Molti avevano fatto esperienza militare nelle campagne del padre a fianco dei suoi fidati comandanti. Con il passare del tempo Gengis Khan capì che avrebbe anche dovuto stabilire la sua linea di successione in modo da evitare conflitti tra i suoi discendenti. La consuetudine mongola per l'eredità paterna era strana dal punto di vista occidentale. Infatti spettava non al figlio maggiore ma a quello più piccolo, perché nella cultura nomade si pensava che avrebbe faticato di più a ottenere alleanze e rispetto. Quindi avrebbe avuto bisogno dell'eredità del padre per compensare. Gengis Khan stabilì che avrebbe deciso lui il suo successore a prescindere dall'età dei figli e che il titolo di Khan sarebbe dovuto passare solo a suoi discendenti diretti. Joci morì prima di suo padre, in più non fu mai ben visto dai fratelli a causa dei dubbi sulla sua nascita. Chagatai venne considerato dal padre troppo arrogante. Tolui era il più abile militarmente e aveva contribuito molto alla conquista dell'impero Corasmio. Ma Ogete aveva delle doti che mancavano a tutti i suoi fratelli. Era generoso e ben voluto. Consapevole della propria mancanza di abilità militare, era in grado di fidarsi degli altri e di scendere a compromessi. Nel 1225 gli scia occidentali si ribellarono. Forse volevano cogliere l'occasione della lontananza di Gengis Khan per riacquistare l'autonomia. Fallite delle trattative diplomatiche, Gengis Khan si diresse ad affrontarli. Ma quelli che erano stati circa 15 anni addietro i suoi primi nemici saranno anche i suoi ultimi. Infatti, durante la campagna contro gli Scia sarebbe arrivata alla fine l'incredibile vita di Gengis Khan. La causa della sua morte è sconosciuta. Forse si ferì cadendo da cavallo in battaglia, forse si ammalò. Comunque sia, nel 1227 Gengis Khan morì. Il suo corpo venne riportato in Mongolia e sepolto in una località rimasta segreta fino a oggi. Questa venne volutamente calpestata da centinaia di cavalli per cancellare ogni traccia della sepoltura. Venne anche proibito a chiunque di accedere all'area circostante.
La leggenda vuole che sia stato sepolto con un grandissimo tesoro e che la sua morte sia stata accompagnata da sacrifici umani. La scelta dell'erede si rivelò giusta. Sotto Goethe l'impero mongolo prosperò e si espanse ulteriormente. I mongoli conquistarono gran parte delle odierne Russia e Ucraina e sconfissero un esercito tedesco-polacco e uno ungherese. Nel 1241 si ritirarono dall'Europa solo per la morte del Khan Goethe e ancora oggi ci si domanda se avrebbero potuto conquistare l'intera Europa nel XIII secolo. L'impero dei mongoli all'epoca di Goethe era internamente pacificato e rigidamente controllato. Un detto riportato da storici successivi voleva che una vergine con un piatto d'oro potesse girare indisturbata da un angolo all'altro dell'impero mongolo, quindi orientativamente dalla Polonia alla Corea. Ancora oggi Gengis Khan rimane una figura controversa. Essendo entrato in contatto direttamente con tantissime culture diverse, è stato interpretato da ognuna diversamente. I musulmani vedono in lui un nemico terribile, infatti fu estremamente spietato nella Corasmia di fede musulmana. E dopo di lui i mongoli distruggeranno anche una delle più importanti città musulmane, ovvero Baghdad, nel 1258. I popoli dell'Europa orientale e l'impero bizantino, che erano più vicini alla minaccia mongola, condivisero spesso il ritratto di un condottiero spietato che aveva causato la morte di milioni e milioni di persone. Per loro era assimilabile a una punizione mandata da Dio, a un cavaliere dell'Apocalisse, una sventura abbattutasi sul mondo. Altri, per esempio proprio gli italiani, ne avevano un giudizio molto più positivo, come di un sovrano saggio e giusto. Infatti grazie a lui era molto più facile e economico commerciare con l'Oriente proprio a discapito di musulmani e bizantini. Basta pensare al famoso viaggio di Marco Polo, che parlerà molto bene dell'impero mongolo come di un luogo di cultura e di scoperte e farà pure fortuna lì. I mongoli arriveranno a divinizzare Gengis Khan e ancora oggi lo riconoscono come il padre fondatore della loro nazione. Ognuno può farsi l'idea che preferisce, come tutti i grandi personaggi storici è difficile farne un ritratto semplice e univoco. Sicuramente dal punto di vista di un occidentale incarnò un modo diverso di fare la guerra, ma anche in generale un modo diverso di concepire la vita. Fa riflettere per esempio il fatto che Gengis Khan non ebbe mai neanche una casetta di mattoni e visse sempre da nomade in una tenda. Eppure fu a capo dell'impero territoriale più vasto che la storia abbia mai conosciuto.